accade nella vita. Banalizzare una persona anziana credo che sia un rispetto profondo verso chi ha vissuto e vive i suoi anni con impegno, con dedizione, con sacrificio, e voi di sacrifici ne avete fatti chissà quanti. Diceva Mauro che Veronesi si appigliava, e anche la Montalcini, Arcangio, che una tra Tinelli. l'altro è uno dei docenti dell'università, è lui che ci fa il corso di dizione, insegna un po' a parlare bene, forse con gli anziani qualche Comunque, volta. quando la strada è intrapresa, non si può tornare indietro, è il traguardo. Spero che il Padre Eterno conceda a ognuno di noi di raggiungerlo. È importante, dicevo, la presenza dell'anziano nella società, e se in seguito Dobbiamo andiamo a persona realizzare degna di questo tutto il rispetto, quando rimpetto. raggiungerà? Spesso purtroppo noi anziani diventiamo un po' come galline dalle uova d'oro a cui ci si rivolge a fine mese, zizi, nonno, nonna, papà, hai pigliato lo stipendio, perché se no guarda lì i nipoti vogliono il taglio grande, per crescere, per prendere esempio, se no avranno una maturità senza storia, e una maturità senza storia e senza fondamento. Voi siete cresciuti e noi siamo cresciuti alla luce di coloro che ci hanno insegnato tante cose. E se siamo arrivati a questi traguardi, è anche grazie a tutto ciò che gli altri che sono vissuti prima di noi ci hanno dato, ci hanno insegnato. Senza quell'esempio, senza quella strada tracciata, difficilmente oggi potremmo essere nella storia e potremmo dare qualcosa agli altri. Naturalmente stasera è una giornata di feste, le prediche ce ne lasciamo quando ci facciamo le telefonate private in cui ci lamentiamo, hai visto quello, non mi pensa, ecco papà nonno non esiste più, eccetera eccetera. Una cosa bella però prima di chiudere che vorrei dirvi è questa. Leggevo proprio oggi pomeriggio, aprendo il giornale di un'altra associazione di cui faccio parte, del Centro Italiano Femminile, ed è che dedicava appunto una pagina, un sociologo o una sociologa, che dedicava una pagina agli anziani e diceva: purtroppo nella nostra realtà l'anziano è spesso lasciato solo. Forse nella nostra realtà meridionale questo non accade troppo, perché c'è ancora quel senso di attenzione, di rispetto verso la persona che è più grande di noi, ma nelle città è veramente una pena. L'anziano è spesso un peso, una persona che dà fastidio. Negli anni passati, recandomi spesso a Milano per tanti motivi anche di salute, mi trattenevo in attesa dei miei tempi di viaggi. Mi trattenevo in un bar vicino alla metropolitana e ho sempre incontrato delle persone sole, quasi sempre donne, che si fermavano a prendere un caffè. E siccome a me piace chiacchierare anche coi cani, dice mio marito, e ogni tanto appunto mi sono avvicinata e ho scoperto questo. E dice: io vengo qui a prendere un caffè, non posso prendere di più, costa prendere, anche un cappuccio costa. Dice: però mi piace perché c'è tanta gente, ci sono i giovani, sono sola, diceva una di queste donne, sono sola, ma non ha figli. Certo che ho figli, ma sa, lavorano e non hanno tempo. Dico: vabbè, ma sabato, la domenica possono venire a trovarla. No, devono stirare, devono ripulire la casa, devono andare a sciare, non hanno tempo per me. E io trascorro il mio tempo con persone che non conosco, ma che qualche volta, come lei mi hanno detto, si fermano a scambiare due parole. E giuro, mi diceva questa vecchietta, mi sento felice. Oggi per me è una giornata importante. Ecco, c'è in mezzo a noi una madre, ha raggiunto pure lei gli 80 o non ancora? Ha raggiunto gli 80 anni o non ancora? Che meraviglia! Ecco, un altro esempio vivente di come una vita possa essere vissuta, forse in maniera differente da noi, facendo il bene, dedicando tutti i suoi anni, tutte le sue giornate a coloro che hanno bisogno di aiuto, hanno bisogno di conforto.
saluto in maniera particolare anche tutti coloro che appartengono alla mia associazione. C'è in mezzo a noi il vicepresidente della unità delle tre età, che è il professor Donato Martieno, e ci sono altri soci. Come dire, il supporto e la sostanza sia all'Università delle Tre Età e anche al Centro Comunale Anziani. Approfitto, visto che c'è la presidente dell'UNICEF, per ricordare la tragedia di Haiti. L'UNICEF si muoverà nei prossimi giorni per organizzare alcuni aiuti di cui saremo messi a conoscenza anche tramite il nostro sito comunale, attraverso manifesti e quant'altro. Io non devo aggiungere altro, perché questa è una serata di festa, quarto anno si festeggiano quelli che hanno superato una certa età, però le belle parole che ha detto il presidente e la preside, ormai sei nata preside, e quindi questo titolo te lo porterai a torto o a ragione. Volevo farvi due comunicazioni. Nella prossima settimana il comune attiverà il bonus gas, questa è un'informazione. Auguri Raffaele, anche se non sei insieme con noi. No, il secondo viene a Morosino Francesco, non c'è. L'altro anno mi pare che il premio glielo consegniamo alla moglie. Quest'anno non c'è. Asquino Antonio, non c'è. Non mi fate fare brutta figura, mica siete tutti quanti malati. Non ve li portiamo voi i doni a casa vostra. Allora, Barbaro Paolo, c'è? Allora, Barbaro Paolo teneva un altro impegno eppure è venuto. Dov'è Paolo? Sta tenendo. Adesso invece tocca a una coppia, tocca a Wanda Basalisca e al suo consorte Papa Francesco. Com'è felice, ecco qui, ecco a voi, ecco il pensiero, questo è il pensiero, Bene, grazie. Adesso invece formuliamo i nostri auguri a Calice Savino, se è presente. Non c'è. Mentre in chiesa ho visto Calice Antonio. Eccolo qua. Grazie. Che bello. Che soddisfatto. Ti fa piacere. Uì, ma non è che quando arrivo io agli 80 non le fate più? No, arriveremo insieme, Gine, non si deve perdere questa bella abitudine. Allora, adesso invece formuliamo gli auguri a Cardone Gerardo, ho visto in chiesa. Gerardo! La signora Carlucci Maria e il suo consorte, la Patuna Luigi. Adesso invece Chieppa Angelo, auguri Angelo. Ecco qua, magari non è da uomo, non lo porto a casa Donato, non c'è. E allora passiamo a Chieppa Giuseppe, tanti auguri a Chieppa Giuseppe. Però non sembra che abbia 82. 82, che meraviglia, così bisogna fare. Questo è meraviglioso qua. Tagliate il tosto, la volta 1.
Pallino non c'è, ha detto che non veniva Pallino, va bene. Un'altra persona pure non viene, invece è presente certamente l'amico Consiglio Donato. Congratulazioni. Prego.